stato affidato questo grato ma difficilissimo compito di porgere l'ultimo saluto, di pronunciare le ultime parole di Vangelo al nostro caro, carissimo Massimo. Caro per tanti modi e per tanti versi, in misure diverse per ciascuno di noi, ma è un uomo che è riuscito in qualche modo e a volte in modi grandiosi a entrare nei nostri cuori, nella nostra mente, a ispirarci, a farci avere fiducia nel nostro lavoro e in noi stessi. La perdita di un amico è come la perdita di una parte della nostra persona, un atto del nostro corpo. Con Mario noi perdiamo un punto di riferimento effettivo per la gente del lavoro, del cinema, per la gente dello sport. Era una mente, uno spirito a cui ritornavamo, un amico a cui ritornavamo non col pensiero soltanto che non ci tocca oggi, ma col consiglio. Lo andavamo a trovare, lo cercavamo nei momenti di confusione, di incertezza, noi trovavamo in lui un'oasi di tranquillità, di serenità e di saggezza. Ieri abbiamo assistito a uno spettacolo, almeno per me stamattina, veramente sconvolgente. Centinaia e centinaia di fiorentini si sono allineati disciplinatamente in una coda lunghissima sotto una pioggia battente per dare un saluto a quest'uomo che in un modo o nell'altro aveva avuto un vulnerato della loro vita e verso il quale tutti provavano con misura maggiore o minore una grande immensa gratitudine. Mi ha fatto pensare, visto gli occhi della fantasia piuttosto, a quello che dovette essere l'omaggio che i fiorentini concedettero a Cosimo il Vecchio, i Medici, chiamato il padre della patria, oppure a suo nipote Lorenzo, il protettore delle Alpi. I cronisti ci raccontano, ci narrano quanto la città fosse addolorata e impietrita dal dolore per aver perso due uomini che riassumevano nelle loro persone quello che di Firenze era loro più caro: il padre che provvede, il padre che con saggezza viene incontro ai bisogni alla loro guida spirituale, alla loro educazione, e il fratello illuminato che stimola l'arte e gli artisti. Questi due erano le due immagini a cui tenevano di più i fiorentini del 400 e che oggi noi rivediamo con una singolare somiglianza nell'amico Mario che ci ha appena lasciati o appena ricevuti, diciamo, nella luce splendida in cui un giorno speriamo di ritrovarci. Quel giorno vi racconteremo come è finita campionato di quest'anno, vi diremo certamente che la Fiorentina è tornata a splendere tra gli assi della maggiore grandezza dello sport. Che ci hai reso nel rito dolcissimo tutti i fratelli, resta per sempre con noi, Signore Gesù. Donaci la pace ora che questo lembo di cielo e di terra è solcato da minacce di sterminio.
umilia i potenti e i violenti che avvelenano il dono glorioso della vita, redenta dal tuo fraterno amore. Abbi misericordia di noi, Signore Gesù. Te lo chiediamo per noi, per i figli, per gli amici e anche per i nemici, per le case dove abitiamo, dove adesso torniamo con te, oltre l'uscio di questa meravigliosa chiesa, portando ai cari che ci attendono la gemma della gioia e della pace. Amen. Dai Pasquale! Mario! 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 Mario!